Allora, fate l'esercizio a casa, la trasformate in Fourier, F maiuscola. La funzione 1 fratto x quadro più o meno x più 1. La parentesi? No, la trasformazione, no, non fa parentesi. Chiudi parentesi. Nel punto omega, aperta tonda, no, sopra, al centro, al centro. Allora, cosa è l'integrale di elevato a meno i omega x per 1 fratto x quadro più o meno x più 1, d'accordo? Il risultato viene viene 2 pi greco è uguale a 2 pi greco diviso radical 3 per e elevato a più o meno i omega omega mezzi per e no no sopra no, sotto. Vabbè. Aperta tonda no scusa elevato senza tonda meno radical 3 diviso 2 per il mondo di omega. Poi io so che la trasformata di Fourier F aperta tonda di 1 fratto al quadrato x quadro del più chiusa tonda del punto omega è uguale a pi greco fratto a per elevato a meno a per il modulo di omega. Questo se hai diverso da zero, segnato sia a verso di zero. Questo per ogni omega appartenente. Poi l'ultima, la trasformata di Fourier. Poi scusa, siano, siano. Alfa appartenente a delta. E beta maggiore di 0. La trasformata di Fourier aperta tonda 1 diviso aperta tonda sotto x meno alfa al quadrato no tutto al quadrato x meno alfa al quadrato sempre sotto più beta 4 nel punto omega più se tu in omega è uguale a pi greco diviso beta per elevato a meno i alfa omega per elevato almeno beta in modo di per ogni omega appartenente a beta.
Ciao, ciao ragazzi. F di Z. Uguale elevato a meno 1 su Z quadri. Scrive, classificare, questo chi è la singolarità di questa funzione? Aspetta, no. Chi è la singolarità di questa funzione? 0, d'accordo? Che tipo di singolarità è? Rivelate ragazzi, se voi riuscite a fare lo sviluppo di Lora della funzione intorno parato del punto, sapete subito che tipo di singolarità è, andando a guardare la parte caratteristica. Facciamoci lo sviluppo di Lora intorno al punto 0. Come si fa lo sviluppo di Lora dell'esponente? Guardate se lo sviluppo di Lora dello esponenziale, diciamo, a fianco, e alla z. È uguale sommatorio su n che va da 0 e più infinito di z alla n su n fatto 1 per ogni z appartenente a c. Ricordate, abbiamo visto questa lezione. Ricordate, abbiamo fatto lo sviluppo, abbiamo mostrato questa lezione. Da qui ricaviamoci lo sviluppo di f di z. Cosa bisogna fare? C'è una cosa, ragazzi, diciamo la z, che chiamiamo doppia v così, scusa, dai in passione. Chiamiamo doppia v così, chiamiamo doppia v. Mettiamo qui doppia v, no, tutti i vostri. Ragazzi, come si fa lo sviluppo di elevato a meno 1 su z quadro? Cosa devo fare? A posto di doppio punto devo metterci 1 su z quadro. Quindi questo è uguale. Sommatorio su n che va tra 0 e più infinito di che cosa? Di meno 1 alla n. No, meno 1 alla n. Per 1 fra z alla 2n. Per 1 fra n fatto. Questo per ogni z appartenente a c, diverso da 0, però a c meno l'origine. D'accordo? Quindi avete dato lo sviluppo della funzione elevato a meno 1 su z quadro intorno all'origine. In base a questo sviluppo, che tipo di singolarità è l'origine? Dovete avere la parte caratteristica, ragazzi. Questo è escluso il termine n uguale a 0, cosa ottenete? Per n uguale a 0. Questo fa 1. Questo fa 1. D'accordo? Ottenete 1. Per n uguale a 0 questo vale 1. Li trovate? Poi tutti i resti, tutta parte caratteristica questa. Li trovate, ragazzi? Eh? E quindi che tipo di singolarità è? Come si fa, ragazzi? La parte caratteristica. La parte caratteristica non ci sta, vuol dire non c'è, se non è una singolarità eliminabile. Poi la parte caratteristica, il numero finito di termini, se soltanto se è un polo. E qual è l'ordine del polo?
grado dell'ultimo termine. Poi la seconda testa, iniziale soltanto se la parte caratteristica ha infiniti termini. In questo caso, quanti termini c'è la parte caratteristica? Ragazzi. Eh? Ma chi è? Chi è? Chi è la parte caratteristica? E quanti ne sono? Quando n vale tra 0 e più infinito. Questo è uguale. Scrivi più prima che è uguale. Per n uguale a 0 cosa viene? No. Per n uguale a 0 cosa viene? Sono altri. Questo viene 1. 1, 1, 1. Più. No, non è uguale a 0. Più. Per n uguale a 1, questo viene meno. 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 1 fratto 0 quadrato. No. Per 1 su 2 fattoriale. No, no, ma sono 2, 1 e 2. Per n uguale a 2 viene più. 1 su 0 alla 4. Scusa, questo è, per n uguale a 1, questo è 1 fattoriale. Per 1 su 2 fattoriale. Poi per n uguale a 3 meno 1 fratto z alla sesta per 1 su 3 fattoriale più andando avanti i primi punti. Ragazzi, la parte caratteristica quanti termini ha? È infiniti. E quindi la seconda è essenziale. D'accordo? Quindi 0 più 0 è una sonorità essenziale. E quanto è il suo residuo? Quanto è il residuo della funzione in zero? Ragazzi, chi è il residuo? Il coefficiente del termine 1 su z. Nello sviluppo di Lorentz della funzione intorno fuorato del punto. Dove sta il punto 1 su z? Il termine 1 su z lo vedete qui, ragazzi. Eh? Cosa vuol dire? Il suo coefficiente quant'è? 0. Quindi il residuo adesso aperta dopo è elevato a meno 1 su 0 4 in 0 in 0 tira tu è uguale a 0. D'accordo? C'è un altro. Sta cacciando quello, ragazzi. Eh? Cacciando. No, questo non c'è. Chi è la singolarità? Zero, l'unica singolarità isolata. Scriviamoci lo sviluppo. Che tipo di singolarità è zero? Scriviamoci lo sviluppo della funzione intorno all'origine. Questo è uguale. 1 su 0. Poi ragazzi, è 1 su 0, come lo posso scrivere usando quella formula? Lo posso che Bush mette 1 su z. Quindi è sommatorio. N che fa? Ma di 0 di 1 fratto z, dai? Dai, dai. Ah, per 1 su n fattoriale. D'accordo? Questo è uguale, posso fare z dentro, è uguale.
sommatorio su n che vale da 0 1 fra 6 alla n più 1. Non è appena 1 alla n, cioè sommatoria per n che vale a 0 di pietà infinito dicono 1 alla n per 1 punto z no cioè sulla d va detto al posto più di metterci 1 su z perché prima ci deve essere meno perché prima chi era ci sta meno 1 su z che era prima meno 1 su z era uguale per cui ci deve essere meno ah no proprio prima abbiamo sito doppia v meno 1 su z4 quindi viene meno 1 alla n per 1 su 2 1, 1 fratto z alla 2 che è uguale questo però di z appartenente a z a c meno z d'accordo? Che tipo di singolarità è questa? Eh? Che tipo di singolarità è? La parte caratteristica di finite quindi è essenziale ritrovate? Diciamo zero singolarità essenziale poi non avete idea è questo qua per z per n uguale a 0 cosa avete? 1 su z 1 su z 0 fattore anche 1 poi più per n uguale 1 1 su z 4 1 fattore anche 1 più per n uguale 2 1 su z al cubo per 1 su z fattore più per n uguale 3 1 su z alla 4 per 1 su 3 fattoriale e così via più quindi così. Quando è il residuo di questa funzione 0? Quando è il residuo di questa funzione 0? Quando è il residuo di questa funzione 0? Eh? Qual è il problema ragazzi? Quanto è? Scusa, il coefficiente 1 su z dove sta? Sta qua. Qual è il coefficiente? Il termine su z sta qua, il coefficiente ci sta avanti è u, vedi qua? Il residuo della funzione aspetta tu è elevato a 1 su z fratto z punto 0 virgola è uguale a 1 d'accordo? Ce l'ho sa cancellare? Seno f di z uguale al seno di 1 su z chi ha creato questa funzione? 0 vedete lo sviluppo del seno no, qua. Seno di più v sommatore su n che vale tra 0 e più infinito
doppia V alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fattoriale. D'accordo? Tra l'altro il primo appartiene al C. Ok, vai là, no? Chiudo così, però. Chiudo così, la stessa cosa. Z, A. Che tipo di singolarità è? Lo zero? Questo però di Z. Che tipo di singolarità è lo zero? Singolarità essenziale, c'è infinita. Singolarità. Essenziale. E qual è il suo residuo? Scusa, 1 su z alla quinta, per 5 fattore, 2 su 5 fattore. D'accordo? Quindi qual è il residuo della funzione 0? Ragazzi, prima abbiamo uscito bene 1, sì. Poi ci vediamo gli sviluppi. Se non ce l'ha, ragazzi. Se non ce l'ha. Mi ha dato sviluppo del seno iperbolico? Questo è lo sviluppo del seno, però ci sta il termine meno 1 alla scala.
D'accordo. Doppia V. Sì. Il doppio può appartenere a C. Lo stesso del 6, però non ci sta nemmeno uno alla fine. Qui. Chi ha la singolarità di questa funzione? L'unica singolarità è l'origine. Questo come si fa lo sviluppo di questa funzione? Lo sviluppo di l'orario intorno all'origine? Che tipo di singolarità è lo 0? Essenziale. Qua. Cioè 0, singolarità è essenziale. Il residuo punto 0 sempre uno su F di Z è uguale a 1 meno E a meno Z fratto Z. Chi ha la singolarità? Questa funzione? Z uguale a 0. Ciao, ciao, sviluppo, ragazzi, abbiamo lo sviluppo, guardate, abbiamo lo sviluppo dello sviluppo dell'esponenziale. Quindi cosa faccio? Lo sviluppo di E elevato, già faccio lo sviluppo di E elevato a meno Z, no? Quindi faccio 1, diciamo 1 su Z, questo è qua, 1 su Z, aperta 1, meno, a posto di A meno Z, sostituiamo subito lo sviluppo esponenziale da posto più due promesse, meno Z. Quindi sommatoria su E elevato tra Z e infinito di meno 1 alla E per Z alla E chiusa l'ora. Passando di là, 1 meno questo qui
Quando il fratello n è uguale a 0, chi è il primo derivativo qui dentro? Questo fa 1. Questo fa 1 e questo fa 1. Primo termine 1. Io faccio 1 meno, sparisce 1. Quindi questa somma parte da n uguale 1. E poi il seno di questo è meno 1 alla n più, che c'è un meno qui. Vi trovate? Quindi alla fine uguale vale 2 su z. Somma 2. No, senza. Somma 2. Su n che va tra 1 e più infinito. Di meno 1 alla n più. Per z alla n. Fatto n. Che è uguale sommatore su n che va da 1 e più infinito di meno 1 alla n più 1 per z alla n meno 1 fatto n tra di z a parte da c meno l'origine. Trovate? Che tipo di singolarità è? Che singolarità è? Ci sta solo... C'è un limite, ragazzi, questo qua. Per n uguale 0, per n uguale 1. No, scusa, n parte da 1 qui. Sì. Quindi è ritirato. Quindi sei eliminato. Cioè, c'è il limite. Noi si partiamo da 1. Questo è uguale. Quindi per n uguale 1, questo fa un quadrato, fa 1, quello fa 1. Sì. D'accordo. Poi per n uguale 2, questo fa 3, quindi fa meno 1. Meno. Per n metto 2, quello fa. Per n uguale 2, 2 meno 1 fa z, fratto 2. Per n uguale 3 fa più, 3 da 4 fa più, 3 fa 2, più, quindi, quindi è una singolarità che è limitabile. Allora, f di z uguale a z sul seno di z. Chi sono le singolarità di questa funzione? K più greco. Le singolarità sono K più greco, K appartenente. Abbiamo detto che il seno, se annulla il campo complesso, nei sensi punti dove si annulla sul campo, cioè i zeri del seno, il campo complesso, coincidono con gli zeri del seno sul campo reale. Quindi devi fare un esercizio questo. Quindi seno di z è uguale a z sotto se z è uguale a K più greco, un K appartenente a z. Quindi le singolarità sono
z uguale h. E che tipo di singolarità sono queste qui? D'accordo? Mi serve vedere cosa succede per k uguale 0. Per z uguale 0. Che tipo di singolarità è questa? Allora ragazzi, mi ricordate cosa vi dissi? Si può applicare il teorema dell'orbitale continuo a valere. Sono due funzioni f e g, analitiche in A, il limite di f di z per z che tende a z a z uguale a 0 uguale al limite di g di z per z che tende a z a z, e g di u nel punto z a 0 inverso a 0. Questo fatto indica che il limite di f di z su g di z per z che tende a z a 0 è uguale a f di u nel punto z a 0 su g di f analitica in z a 0. Facciamo f su g sull'ultimo punto di a su g a aperto che z a 0 appartiene a 0. F e G sono analitiche in Z a 0. I limiti F di Z per te, per Z da Z a 0 uguale a 0. Sono i limiti di G di Z per Z che da 0 a 0. E G di Z da 0 è diverso da 0. Questo fatto è che questo limite, il limite F di Z su G di Z per Z da Z a 0 è uguale a F di punto Z a 0 su G di punto Z a 0. Dimostrazione. Il limite di F di Z su G di Z per z che tende a z a 0, posso scrivere un limite per z che tende a z a 0 di f di 0. Ragazzi, le funzioni sono linee del punto z a 0, quindi sono continue nel punto z a 0, quindi questo vuol dire che f e g nel punto z a 0 valgono 0 meno f di z a 0 fratto g di z che è un g di z a 0. Limite z uguale z 0 a z si g z egal limite g prime f prime di z. No, non è d'accordo. D'accordo? Perché sto supponendo che f e g sono analitiche in punto z a 0, qui sono lì in punto z a 0, e quindi f di z a 0 non è altro che il limite di f in punto z a 0, assieme alla stessa cosa per g. Questo è uguale al limite per z che tende a z a 0 di f di z meno f di z a 0 fratto z di z a 0 per g di z z a 0. L'ho diviso con una chiave di valore per z da z a 0, ma questo è altro che f prima nel punto z a 0, questo è altro che g prima nel punto z a 0. E g prima nel punto z a 0 è diverso da 0. Il fatto che g prima nel punto z a 0 è diverso da 0 cosa ci assicura? Che
che anche la g in eventuale z0 è diversa da 0, perché questo limite converge a questo, d'accordo? Quindi vuol dire il modulo di questo converge al modulo di questo, ma il modulo di questo g di z0 vale 0, quindi il modulo di g di 0 sul modulo di 0 meno z0 converge a questo che è diverso da 0, quindi il modulo di g di 0 su 0 meno z0 eventuale punto z0 è diverso da 0. Siccome z è diverso da z0 anche g di z, questi cambiano, vedete che g di z è diversa da 0 intorno al punto z da 0, e quindi ha senso calcolare questo rapporto, perché vi ho detto questo, quindi potete applicare, questo risultato. Allora ragazzi, guardate, fate con la derivata di z, chi è? È 1. Aspetta, quando z tende a 0, z tende a 0, il seno tende a 0. Quindi abbiamo il risultato precedente con f uguale a z e c uguale a z. Fatevi la derivata di z quanto è 1. La derivata del seno, quanto è il coseno? Del punto 0 quanto va? 1. Quindi vedi questo quant'è? Per z tende a 0. Il risultato precedente? Vuol dire che il limite per z che tende a 0 z su seno di z è uguale a 1 fratto il coseno di z calcolato di z uguale a 0, che è uguale. Ragazzi, vi ricordate cosa abbiamo detto quando abbiamo studiato le singolarità? Che la singolarità è eliminabile soltanto se esiste il limite di f di z per z tra 0 e 0, questo è un numero complesso, d'accordo? Quindi in questo caso sapete che 0 è una singolarità eliminabile per questa funzione, perché esiste il limite ed è finito di f di 0 per 0 che tende a 0. Guardate, facciamo vedere che una singolarità eliminabile se soltanto se esiste il limite di f di 0 per 0 che tende a z0, e questo è finito. Questo implica che 0 è 1 singolarità eliminabile per f, e quindi il residuo vale 0. Come? E se ci prendi il punto 0, prendi il punto psi greco. È chiaro questo fatto? Cosa c'è questo? Guarda, quando te andate a qui, questa va in fine questa roba qui. Vedete? Non è eliminabile. Un'altra cosa però, facciamoci il limite per z che tende al pi greco di z per il seno di z, vediamo se è un polo eliminabile, non lo faccio sicuramente, vediamo se è un polo. Quindi vedete se è un polo, cosa possiamo fare? Moltiplicare per z meno z con 0, a una certa potenza n. Devo trovare n tale che questo limite esiste sia finito e diverso da 0, d'accordo? Non un po', non posso uscire questo qua, questo posso uscire come limite per z che tende a più di 0, questo tende a più, non mi dà problemi questo, d'accordo? Qua ci sta 1 fratto seno, lo scrivo con z meno pi greco più pi greco, somma e sottraggo pi, pi greco, per z per pi greco alla n, insomma la linea per z che tende a pi greco di z 1
e applico il seno di una somma. Questo è fino in questi secondi. Quindi seno, coseno. Fino il meno. Il seno di z meno. Poi viene coseno seno a zero. Zero meno pi greco. Allora, c'è scritto così. Ci deve vedere un poco se è un polo di che ordine deve essere. Questa farà, se mettete qui n uguale a 1. Questo cos'è? Per z tende a pi greco. Questo tende a pi greco. Cioè meno pi greco. Se di 0 meno pi greco su z meno pi greco, cosa tende? Quando 0 meno pi greco, seno di 0 meno pi greco, 0 meno pi greco, seno di 0 meno pi greco, cosa tende? Il rapporto a 1. A 1, abbiamo visto prima, ragazzi. Abbiamo visto che seno 0 su seno di 0, le 0 tende a 0 tende a 1. Quindi idem. 0 meno pi greco, seno di 0 meno pi greco, per 0 che tende a pi greco, tende a 1. Quindi questo vale a meno. E quindi è un polo del primo ordine. Li trovate? E poi è residuo? Come si calcola il residuo, ragazzi? La formula qual è la formula per calcolare il residuo? Non è un polo. Viene 1 fratto n meno 1 fattoriale, la derivata d'ordine n meno 1 per f di 0 per 0 per 0 da 0 la n. Allora ragazzi, cosa dice la formula? Ricordate? Viene z da 0 poi di ordine n, questo fatto indica che il residuo di f punto z da 0 è uguale a 1 fratto n meno 1 fattoriale che divide per z che tende a z a 0, la derivata di ordine n meno 1 sul df di z per z meno z a 0 a n. D'accordo? Quando n è uguale a 1, cosa ottiene qua? N è uguale a 1, la derivata di ordine 0 vuol dire non c'è nessuna derivata, questo sparisce. Viene f di z per z meno z a 0 alla 1 linea, quello che avete calcolato qui, vedete? Quello che state calcolando. F di 0 per 0 meno pi greco. Oppure se non riuscite a vederlo così, ricordate come la forma il caso un po' di ordine 1, numeratore fratto derivata del denominatore. Numeratore è z, la derivata del numeratore è meno è il coseno. Per z da pi greco viene pi greco, il coseno di pi greco fa meno 1 viene meno pi greco. Sempre la derivata. Quindi ragazzi, in conclusione abbiamo visto che pi greco è un polo del primo ordine e il residuo di z fratto il seno di z del punto pi greco è uguale a meno pi greco. D'accordo? Ragazzi, dimostrate per esercizio che tutti gli altri punti sono tutti poli del primo ordine. Cioè che K diverso da 0 implica che K di greco è un polo
minimo ordine per z su seno di z e il residuo z su seno di z nel punto k di greco è uguale a 1 fratto il coseno di k di greco. Lo scusate, è uguale a k di greco fratto il coseno di k di greco. Ragazzi, con un po' di primo ordine si fa la stessa dimostrazione che avete fatto adesso. Invece di sottrarre pi greco deve sottrarre e sommare k pi greco, d'accordo? E quindi deve metterci k pi greco, tutto funziona da qua. Quindi devo provare il primo ordine, calcolare il residuo, allora vedete che ottenete la formula direttamente, oppure fate in un certo modo, il numeratore fa il denominatore. F di Z uguale seno di Z fratto Z quadro meno pi al quadrato. Chi sono le singolarità? Più o meno pi greco sono. Queste sono le singolarità. Più o meno pi greco. I tipi di singolarità sono? Questo qua è un po' ciò che mi dice se questo mette limite
limite chi è? Il limite per z che tende a 0. Seno di z su z quadro meno pi greco al quadrato. Per applicare questa forma 0 su 0, non per z tende a pi greco. Per z che tende, scusate, a pi greco. Questo è l'altro, sì. La radice del coseno di z fratto 2z, in z uguale a z, z uguale a pi greco, è uguale al coseno di pi greco fratto 2 pi greco. Il coseno di pi greco è meno 1 meno 2 più 2. Quindi questo limite esiste, è finito, e quindi la singolarità è eliminabile. Quindi pi greco è 1, singolarità fine, ma anche sono singolarità eliminabili. E quindi il residuo vale? Per i punti vale? 0. F di z è uguale elevato a meno 1 su z quadro tutto diviso z. L'ho fatto? L'ho visto questo, no? Era 1 su z appena la 1 su z ha fatto 0. È la 1 su z, sì, è un, allora non succede fatto z, questo mi viene. Che tipo di singolarità è questa? Chi è, lo, chi è la singolarità? L'origine. Che tipo di singolarità è? Facciamoci lo sviluppo di qua. Questo è uguale. 1 su z, 1 su z avanti. Meno 1 alla n per 1 su z alla 2 per 1 2n 1 per 1 fratto n fattoriale per ogni z appartenente a c meno l'origine. E questo lo posso scrivere mettere qua con questo, qua ci metto n più, d'accordo? Metti le singolarità, eh? Singolarità essenziale. Singolarità essenziale. Quanto è il residuo? Provate. Ma poi continuiamo a fare di più.
0 di questa funzione, questo è uguale a 0 al cubo, sommatorio c'è che va a 0 di t meno 1 da n 1 fratto 0 alla 2 del cubo per 1 fratto 2 più 1 che è uguale sommatorio c'è da 0 meno 1 meno 1 fra 0 allora 2 n meno 2 perché viene 2 n più 1 meno 3 fa meno 2 per 1 fra 10 meno 20. Allora vediamo un po' che sono i limiti, per n uguale a 0 cosa ottengo? Il termine 1 su 0 non c'è. Scusate, qui c'è il coefficiente.